I ragazzi della Fiumarella di Giovanni Petronio, il racconto appassionato e documentato di uno dei più grandi disastri ferroviari d'Italia. Chiediamo all'autore, chi si approccia a questo libro, cosa deve leggerci dentro? L'approccio è un approccio umano, un approccio che esce dal cuore. Il libro non è un racconto tecnico, il libro è un racconto di storie che non sono state mai vissute, di ragazzi che non sono mai diventati né uomini né donne, di persone che a 15 anni, a 18 anni si recavano a Catanzaro per studiare. Per la prima volta nella storia di questa comunità, delle persone grazie al treno della Calabro Lucana si spostavano per andare a studiare, sarebbe stata la classe dirigente del futuro. È necessario fare memoria di quello che è accaduto. E la memoria appartiene a me, appartiene a tutti noi. La memoria di un evento, la memoria è un esempio che noi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Vedi, io penso che il ricordo sia distante dalla memoria. Ricordo e memoria, lo dico nel libro, sono due cose diverse. Il ricordo continuerà ad appartenere sempre alle famiglie, ai loro cari. E io non entrerò nel loro cuore a prendermi questo loro personale ricordo. Io però posso insieme alla comunità farne memoria, farne tesoro. Grazie Giovanni Petronio.